Andiamo ragazzi, 1-0 sul Cagliari. Temevo questa partita perché il Cagliari, sapevo, sarebbe venuto all'Olimpico col coltello tra i denti, perché ragazzi il Cagliari, ridendo e scherzando, sta scendendo in Serie B. Subito un bel like al video, ma è qua ragazzi che si vedono le grandi squadre, le vittorie sporche, le vittorie sofferte, ma le vittorie non devono cambiare i giudizi sulle prestazioni, perché a me la prestazione di oggi non è piaciuta, non è piaciuta come Inzaghi ha gestito il secondo tempo, alcune sostituzioni, l'atteggiamento della squadra che è cambiato dopo l'1-0 e adesso si gioca una volta a settimana, quindi le forze sì certo vanno gestite, ma abbiamo rischiato grosso perché oggi la fase difensiva non è stata fatta bene. Quando sei stato attaccato nel secondo tempo hai rischiato, e se c'è un Musacchio che oggi è stato poco chiamato in causa, ma poi si è addormentato su una rimessa laterale, togli Musacchio, metti Parolo in difesa, io non posso stare tranquillo, ragazzi. Io sapete che ragiono sempre nel lungo periodo e questa squadra ha tante lacune, però oggi si è vinta, quindi si gode da tifosi. Ragazzi, io vi ricordo, se volete queste bellissime maglie della Lazio, oggi non abbiamo giocato con questa, il sito di Sei Calcio, avete anche il 10% di sconto con il mio codice 99. Ma veniamo al match ragazzi. Allora, il Cagliari di Francesco si è snaturato perché ci teme, sa che siamo in forma, si è messo a specchio, un bel 3-5-2, ha tolto, perché si parlava di un 4-3-2-1, ha tolto un trequartista, un attaccante, ha messo un difensore in più, Rugani a sinistra. Infatti noi abbiamo attaccato molto sulla nostra destra dove c'era Rugani, perché Rugani nella difesa 3, lui un piede destro, ha fatto fatica. Infatti Lazzari oggi mi è piaciuto. Mi chiedo perché l'abbia tolto Inzaghi. Cioè Inzaghi, ragazzi, io non so se ve ne siete resi conti, ma ci ha rischiato di impiccare la partita. Perché allora mi toglie Lazzari, che era il migliore in campo, che io spesso, sapete, non sono un fan di Lazzari, ma cazzo, quando gioca bene mi toglie Lazzari che stava arando, non mi sembrava stanco. Perché anzi, nel secondo tempo Lazzari stava attaccando, stava superando l'uomo, stava andando a crossare dentro l'area. E mi mette Lulic, che ragazzi miei è lontano parente in questo momento del Lulic che era, ma è normale. Marusic me l'ha messa, Marusic ragazzi io vedo che quando è a destra non è più capace. Ormai si vede che ci ha preso la mano sulla fascia sinistra. E tra un po' Marusic ha fatto una cappella alla fine che mi ha concesso quasi l'1-1 al Cagliari. Poi vabbè, acqua proprio per Luis Alberto ci può anche stare, perché serviva uno che corresse e facesse un po' di legna. E io ragazzi, io Parolo in difesa, allora... Un conto se tu giochi con Parolo titolare, ok? Che piano piano prende il ritmo partita. Ma un giocatore che non sa fare il difensore, che entra partita in corso, gli altri giocatori sono già in ritmo partita. Lui, prima che trova la posizione, prima che trova appunto il ritmo partita, va in difficoltà. Oggi Parolo è stato un disastro. Sempre fuori posizione, sempre richiamato da Inzaghi. E poi questa squadra, oggi di nuovo uno dei migliori in campo, Leiva. Che magari non si è visto perché ha fatto tanto lavoro sporco. Quando entra Scalante la squadra, ma già era in difficoltà, perde quell'equilibrio. Il primo tempo, come detto, il Cagliari ha rinunciato quasi a ripartire, perché il Cagliari stava tutto in difesa. Una bella linea 5, i centrocampisti, i due attaccanti, che poi alla fine ha giocato chi era? Pavoletti e João Pedro, con Nainggolan che ogni tanto andava un po' a supportare, ma il Cagliari accompagnava pochissimo l'azione. Anzi, il Cagliari, quando era in possesso palla, rallentava l'azione. Perché il Cagliari oggi è venuto per strappare un punticino, non è venuto per provare a vincere. Poi... fatto gol noi, grande gol, perché lì grande inserimento di Milinkovic, perché ci mancavano centimetri in area, ci mancava Murici oggi in area di rigore, o Caicedo. Inserimento appunto di Savic, grande lancio di Acerbi, sponda bellissima per Immobile, che fa un grande gol, perché sembra facile, però quello lì è un gol da grande attaccante, perché fa finta di tirare, evita l'intervento del difensore. Cranio è bravo, che lo segue, Cranio lo sappiamo, è un grande portiere, però poi riesce, nonostante Cranio la tocchi, a metterla in porta. Quindi Immobile, ennesimo gol decisivo. Oggi, quest'anno, ragazzi, tutti i gol che ha fatto Immobile hanno portato punti. Sono stati decisivi, quindi ave Ciro. E, ecco, il primo tempo, noi abbiamo iniziato molto bene i primi minuti del primo tempo. Come detto, Lazzari stava sfondando sulla fascia destra, con un Rugani in difficoltà. Il primo tempo... E allora, poca roba, al primo tempo tu non sei mai andato sul fondo, l'unica volta che sei andato sul fondo, sulla sinistra, con una bella triangolazione, hai messo quella palla in mezzo, Immobile ha tirato, mi ha ricordato il gol che ha fatto a Benevento, e Cranio ha fatto una, era centrale, però ha fatto una bella parata. Per il resto hai fatto fatica, perché il Cagliari ti aspettava, Lazzari nel primo tempo l'ha puntato poche volte l'uomo, e un'altra occasione con Luis Alberto in contropiede, però poca roba, noi le difese schierate facciamo fatica ad attaccarle, e si sa.
E oggi forse Luis Alberto, ecco, non era nella sua migliore partita, sicuramente, infatti poi l'ha tolto. Nel secondo tempo siamo entrati bene in campo, però dopo l'1-0 tu, con i cambi che hai fatto, hai snaturato alcuni giocatori, perché come detto, Marusic in questo momento devi lasciarlo sempre a sinistra. E poi, ripeto, mettere Parolo a partita in corso è sempre un rischio, anche perché il Cagliari stava crescendo, quindi tu metti Parolo e va un po' in difficoltà. Quindi, voglio dire, chi mi parla, Ghiotto, ma per lo scudetto, calma. Pensiamo, io ho fatto la classifica, io non la so, non la voglio sapere la classifica. Non voglio, ama gli sconti diretti, non mi interessa. So che abbiamo vinto, faticando, ma abbiamo vinto. E questo è importante, perché è arrivato a febbraio, parliamoci chiaro, si devono guardare i risultati. Per il bel gioco ci sarà tempo. Però io analizzo quello che ho visto e oggi non è stato tutto rose e fiori, assolutamente. È entrato Muricci, mi è piaciuto perché ha tenuto bene il pallone. Chiudo coi calci d'angolo, perché è inammissibile che Luis Alberto cerca sempre di tirare. Nel secondo tempo tirava i calci d'angolo Immobile. Ma Immobile lo deve avere sempre in area. Cioè già sui calci d'angolo siamo poco pericolosi. Se togliamo anche Immobile dall'area. Cioè, ma è possibile che non c'è uno, un centrocampista, un Leiva, un Marusic, un Lu che sappia battere gli angoli? Correa, beh, Correa forse era uscito, sì, era uscito. Cioè, ragazzi, non è possibile che Immobile batte gli angoli. Comunque, vabbè. Ragazzi, tanti like a questo video, iscrivetevi al canale, vi ricordo, maglie da calcio a prezzi modici, link qua sotto. Bella e sempre, forza, Lazio.